Terra Amara, puntata 9-12, Yaman va di casa con Sulay e Adnan. Continua l'appuntamento quotidiano con la soap opera Birza Manlar Kukurova, italianizzata come Terra Amara. Il successo dello sceneggiato turco che appassiona milioni di spettatori su Canale 5 è sicuramente dovuto alle trame ricche di colpi di scena che lasciano i fan sempre con il fiato sospeso. Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 9 dicembre, Fekeli scoprirà l'identità del vero assassino di Sait e fornirà le prove necessarie alla polizia locale per scagionare Demir. Il signor Yaman, uscito dal carcere grazie al suo nemico, tornerà a casa e litigherà con sua madre e prenderà una decisione sul suo futuro. Yilmaz avrà uno scontro con il suo patrigno per aver liberato il suo nemico dalla reclusione di almeno 2 anni per l'omicidio del loro scagnozzo. Akkaya non crede fino in fondo all'innocenza del figlio di Unkar. Nella prima parte della puntata di Terra Amara numero 80, Cetin ascolterà una conversazione tra due uomini in fabbrica dove uno di questi avrebbe visto l'orologio di Sait al polso di suo cugino. Intanto, Fekeli apprenderà la notizia da un suo fedele, ma la situazione gli apparirà molto strana in quanto Sait non si sarebbe mai separato dal gioiello. Pertanto, Ali si recherà dal parente del defunto e lo metterà alle strette, così l'uomo finirà per confessare di aver ammazzato suo cugino a causa dei debiti. Raccolte le prove necessarie sull'assassinio del suo fedele, Fekeli si recherà alla polizia locale per consegnare le prove che dimostrano l'innocenza di Demir. Il figlio di Unkar verrà scagionato grazie al suo nemico e le accuse per omicidio decadranno nell'immediato. Successivamente, il signor Yaman verrà rilasciato dalle guardie e sarà pronto per tornare a casa da sua madre e dalla sua famiglia. Tuttavia il rientro nella tenuta non sarà così felice. Infatti, Demir litigherà con sua madre che l'ha finora creduto un assassino e che sarebbe stata disposta a pagare una grossa somma di denaro a Ghaffur purché questo si incolpasse di un reato non commesso per favorire la scarcerazione di Yaman. Dopo un'accesa discussione e un profondo dispiacere, l'uomo prenderà una decisione importante per il futuro della sua famiglia, chiederà a Sulayya di preparare le valigie e lasceranno la tenuta insieme al piccolo Adnan. Nella programmazione del mese corrente, Terra Amara andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 16:10 fino al 21 dicembre. Dopodiché la puntata del sabato verrà sospesa ma negli altri giorni feriali sarà concesso un doppio appuntamento.